E torniamo al terremoto in Cile. Mila Cataldo ha raccolto una testimonianza. Sentiamo. C'è una situazione di caos assoluto e una gran città di più di un milione di cittadini che non hanno acqua, neanche energia elettrica, non hanno niente, non c'è cibo. In questo momento moltissime persone stanno entrando a dei supermercati, a delle farmacie. E la gente sta chiamando i militari per restituire l'ordine. Anche moltissime piccole zone che sono costiere, c'è molta gente che non ha niente perché c'è stato un tsunami, non si sa anche la quantità di morti. In questo momento ufficialmente sono circa di 400, ma non c'è dubbio che i morti sono moltissimi, moltissimi. Più. Ma c'è una disorganizzazione anche dell'aiuto. Arriva la notte anche in Cile tra alcune ore e c'è paura di quello che può succedere nella notte per il disordine pubblico.